Comune di Pordenone e GEA hanno affidato agli alpini la manutenzione di 24.000 metri quadri di aree verdi cittadine. Le penne nere sfalceranno aiuole e spazi verdi di diverse vie, piazze, giardini pubblici in centro e nei quartieri. Una disponibilità che il sindaco Ciriani intende ricambiare. Se abbiamo un'alta qualità della vita lo dobbiamo ai cittadini, lo dobbiamo anche al fatto che le aree che tutti quanti noi frequentiamo sono assolutamente curate. Questo accordo tra GEA, Comune e alpini suggella ulteriormente un legame indissolubile di questa città con le penne nere, che anche in questo caso si mettono a disposizione. La nostra idea però è anche quella di ricambiare la gratitudine degli alpini attraverso un'iniziativa, una festa che ogni anno possa ricordare quanti, tantissimi, hanno indossato quell'uniforme e di quell'uniforme conservano ancora i valori nel cuore. Diversi i gruppi alpini coinvolti. Allora, sono coinvolti i quattro gruppi della città di Pordenone, i gruppi più grossi, che sono il gruppo rionale di Torre, il gruppo di Pordenone Centro, il gruppo di Lacomina e il gruppo di Valle Noncello. Oltre a loro, anche la sezione Alpini Pordenone ha voluto mettersi a disposizione in prima fila, firmando una convenzione anche per la sezione proprio Alpini di Pordenone. Gli alpini opereranno con il coordinamento di GEA. Questo credo vada sottolineato, a mio avviso, proprio lo spirito di collaborazione fattiva che l'amministrazione comunale e GEA insieme hanno dimostrato nei confronti delle varie componenti sociali. Non è questo il primo caso, ci sono anche altre collaborazioni, però questa è tra le più importanti sicuramente e non abbiamo dubbi che sortirà gli stessi risultati positivi che ha sortito nel passato.